linea, non riuscivo più a rientrare. Ok, 11:13, quindi chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno al Coleo, presente, acconsento. Buongiorno Susino, sono presente e acconsento. Buongiorno, volante presente, acconsento alla registrazione. Stato della presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Abbiamo degli adempimenti tecnici di commissione prima di passare poi all'ordine del giorno, quindi facciamo vedere intanto il verbale che abbiamo firmato ieri. Sì, Ok, metto a condivisione lo schermo. grazie. Dunque, lo vedete il verbale? Sì. Verbale l'avevamo già letto, approvato, quindi la sua Quello da del visionare. 9 del 17, approvato in data 22, cioè ieri. Perfetto. Ok, le firme ci sono. Vabbè. Andiamo al verbale di ieri. Allora, verbale di ieri, 22. Allora, ne do lettura e lo rivediamo insieme. Sì, ok, grazie. Ok, allora, verbale numero 51 del 22 marzo, approvato in data, mettiamo 23. Orario di No, apertura 11. scusami Viviana, era il 51 era il verbale. No, 52 era il verbale. Di ieri 52. 52. Sì, Ok. 52. Il 51 era quello del 21. È la collega russa, C'è la buongiorno collega. collega russa. Ok, Quindi il allora 14. 11 e 14 le segnate voi per ora i Sì. Ah, vabbè, facciamo dire giustamente, scusate, alla collega. Facciamo attestare il consenso alla Alla videoregistrazione. consigliera. Buongiorno. Acconsento, buongiorno a tutti. Buongiorno, Ok. Allora, grazie. torniamo alla lettura del verbale di ieri. Verbale numero 52 del 22.3, approvato in data 23.3. Ora inizio seduta, ore 11.06. Presenti tutti 11.06, consigliera Russo 11.14. Uscita 12.05 consigliera Russa, 12.28 consigliere Volante, 12.20 consigliera Figuccia, Arcoleo 12.41 e Susino 12.41. Il segretario preliminarmente, bla bla bla, il presidente Rosario Arcoleo con allergia, audizione, associazioni di categoria, Mondello Young. Astrid Anselmi per Mondello merita di più, quindi per Mondello Young pure Astrid Anselmi. No, No, aspetta vabbè, che non lo guardo. importanza. Mondello Young, Astrid Anselmi per Mondello merita di più e Giuseppe Capanna. Paolo Muratore. Ah, ok, forse l'ho messo dopo. Vabbè, allora lo metto ora. Se vuoi ce li ho tutti qua davanti. Allora, vediamo quelli che ci sono e quelli Perfetto. che mancano. Paolo Muratore per Mondello Young, Astrid Anselmi per Mondello Merita di più, Giuseppe Cappello, dottore Cristina per Italo-Belga, Edoardo Marchiano, Alessandro, chi era, insomma, A. Civano Sì, e B. Albari, Per Vincenzo Vincenzo Baglione per Albaria. Albaria, sì. Esprimo il consenso di ad essere menzionati nel verbale odierno, tutti per discutere su varie ed eventuali rispetto a modifiche alla viabilità di Via Palinuro, Viale Aiace e progetto di pedonalizzazione lungomare di Mondello. Il Presidente cede la parola ai rappresentanti delle associazioni di categoria, superando un breve preambolo sulla competenza generale di questa Commissione e sull'inerzia dell'interlocuzione sull'argomento all'ordine del giorno. Mettiamo no, sull'inerzia, che metto? Gustavo, Su ritardo, che metto? Sul ritardi. ritardo. Sul ritardo dell'interlocuzione sull'argomento in argomento. Vabbè, lo levo questo, che dici, Presidente? Tanto comunque lo
ascoltano. Sì, infatti, di questa commissione. Prende dunque la parola la signora Astrid Anselmi per Mondello Merita di Più, a nome di tutti la medesima invita. A noi tutti la medesima invita accuratamente ed ufficialmente di recuperare la commissione, di recuperare il contenuto dei lavori degli incontri con l'assessore Giambrone, l'assessore Catania e l'assessore Marino, già effettuati tra giugno, 18 giugno 2020, ore 16, luglio 2020, nonché il 13 maggio 2020, con i commercianti, è 29 agosto 2020, per, 29 agosto 2020, per spingere seriamente e concretamente il progetto di cui oggi si discute. La medesima infatti sottolinea che le associazioni erano già state sentite sul predetto tema, ma l'amministrazione ha di fatto realizzato, ma che l'amministrazione, mettiamo avrebbe, realizzato una viabilità lontana dalle aspettative ed esigenze degli odierni interlocutori, con un conseguenziale danno per l'intera borgata. Mettiamo un documento. Magari. Prende dunque la parola il signor Marchiano, che approfondisce ulteriormente il tema, sostenendo a gran voce il tema, virgola, sostenendo a gran voce l'esigenza di pedonalizzare la borgata di Mondello, escludendo la possibilità alle autovetture dei non residenti di accedere alla stessa. Ovviamente tale disposizione andrebbe intrapresa garantendo simultaneamente l'utilizzo di mezzi alternativi, quali navette, eccetera. Anche il signor Cilano sottolinea la necessità di sostenere l'iniziativa, soprattutto sotto il profilo dell'accoglienza, predisponendo dei mezzi pubblici che consentano alla cittadinanza di fruire al meglio della borgata. Prende la parola anche il signor Baglione per Albaria, esponendo le caratteristiche del lungomare di Mondello e invocando sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte dei privati, come la Italo-Belga, l'interesse e gli accorgimenti utili per una migliore viabilità di tutto il lungomare. Ok, interviene anche il signor Paolo Muratore, insomma P. Muratore, per i commercianti di Mondello, conferma il favore di tutti i commercianti e la borgata per il progetto di pedonalizzazione in argomento. Il confronto sul tema continua. Chiede di prendere la parola il consigliere Volante per sottolineare che il tema della pedonalizzazione non si potrebbe affrontare se non si affrontano tante altre criticità, quali le fognature, le strade, le piste ciclabili, i marciapiedi, le aiuole, eccetera. Il consigliere evidenzia che, a suo parere, Mondello andrebbe valorizzata per come merita. Mondello amministrata veramente male. L'amministrazione dovrebbe individuare dei responsabili della cattiva manutenzione della borgata, così come tutta la città. Il drenaggio delle acque è fondamentale, bisogna esaminare il problema a 360 gradi. Solo metto virgolettato. Ok, prende la parola anche il dottore Cristina per la società Italo-Belga. Il medesimo entra nel merito per allinearsi in sostanza all'idea di pianificare il singolo intervento di pedonalizzazione, così come progettato, con tutte quelle misure che possano fare da corollario imprescindibile, come per esempio la realizzazione di zone di parcheggio, come da piano regolatore. Il medesimo affronta anche l'aspetto fondamentale del servizio di navetta. Chiede di fare il proprio intervento il signor Cappello, che si associa in sintesi alle dichiarazioni degli altri partecipanti. Prende nuovamente la parola il signor Marchiano e la signora Astrid Anselmi. Mettiamo la signora Anselmi. Virgola. Per ribadire l'importanza di risolvere le criticità già ampiamente sottolineate dal consigliere Volante. Mettiamo sopra, sottolineate. Si evidenzia che in virtù della natura pubblica delle sedute di commissione consiliare e della garanzia di trasparenza garantita dall'amministrazione risulta presente nella qualità di auditore un residente. Il Presidente ringrazia gli intervenuti impegnandosi ad informare i presenti sui lavori di prosecuzione sul tema di quello di G.
Per il contenuto integrale del verbale di quell'odierna seduta, in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni, si fa rinvio alla videoregistrazione della seduta odierna. Il Presidente pone all'OTG lettura e approvazione del verbale 17.3, ultimo scorso. Si rinvia la sottoscrizione. Rinvia la sottoscrizione dello stesso e la relativa verifica alla prima seduta utile. Si rinvia altresì la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale alla prima seduta utile. Orario fine seduta 12.41. Favorevole. 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 Ok, anche da parte mia. Perfetto. Ma la Verifica dei consigliera presenti. fiducia non c'è oggi, vero? Ma fino adesso non la vedo. No. All'unanimità dei presenti il No. verbale approvato. Allora. Procediamo alla firma digitale. Ok.
Oggi abbiamo aperto 11 e 13, giusto? Sì. Sì, Liliana. Sì. Levo l'audio per non disturbare se tossisco. Ok, volante 11 e 13. Sì. Io all'inizio come gli altri. Ho capito. Sì, tutti e Consigliere Volante 11 e 13 e la consigliera Russa 11 e 14. Allora faccio vedere il verbale. Ah, lo devo scaricare prima. Poi naturalmente finiamo questo e poi mettiamo alcune cose all'ordine del giorno, diciamo, per la programmazione dei prossimi incontri legati alla padronizzazione di Mondello. Poi volevo dire che era arrivata una richiesta da parte del presidente Ah, Frasca Polara, sì, ma poi andiamo a. in merito alla proposta del garante dei diritti dei detenuti, e aveva proposto lui delle date 23, 24, 29 o 30 di marzo, Allora, alle 11 o alle 12. sì, allora possiamo fare noi intanto mettiamolo questo verbale, facciamo una congiunta con la ottava circoscrizione perché loro ci chiedono, visto che devono rilasciare parere sul garante, che sta facendo il giro dei pareri, potremmo fare un giorno che siamo liberi, quindi che non abbiamo consiglio comunale. Aspettate un secondo, potremmo fare anche questo venerdì, eventualmente potremmo fare, oppure no, non lo so se c'è prosecuzione però, quindi converrebbe farlo il 30, ma il 30 dobbiamo programmare l'audizione con l'assessore Catania, potremmo farlo venerdì prossimo, il 23. Comunque, diciamo, il presidente Frasca Polara non la dava come data Come il data non la 26. dava? No, no. Dava il 28, il 30? Dava il 23, 24, 29 o no? Possiamo fare, diciamo, il 31, perché comunque noi il consiglio solitamente l'abbiamo di pomeriggio per ora programmato. Facciamo alle 11. Il 31 alle 11. Sì. E Lui però non l'aveva data, vabbè, noi glielo possiamo diciamo provare. perché diciamo che abbiamo, probabilmente non abbiamo consiglio. Va L'abbiamo bene. probabilmente di pomeriggio, il martedì solitamente Va noi. bene, va bene. No, il 31 è un mercoledì, presidente. Solitamente, ma comunque per ora sempre di pomeriggio l'abbiamo avuto Va per tutto il bene, va bene. mese. Per quanto riguarda invece l'audizione sulla pedonalizzazione di Mondello e la viabilità, io direi di sentire l'assessore Giambrone, l'assessore Catania e il presidente di AMAT e anche di AMG per la questione illuminazione, tutto insieme facciamo un'audizione lunedì prossimo. Che dici, collega Susino? Sì, io direi assolutamente sì, perché intanto mi piace riepilogare un passaggio rispetto a questo tema di ieri, e cioè non deve passare inosservato, e cioè quando loro hanno detto Ti sentiamo. aspetta, scusate che mi metto meglio un Sì, attimo, grazie. quando dice abbiamo avuto delle interlocuzioni. Abbiamo avuto delle interlocuzioni rispetto a questa cosa e poi non abbiamo avuto più notizie. Questo per me è stato il passaggio più importante rispetto alla seduta di ieri, perché ci può significare che questa commissione è arrivata proprio in un momento giusto, in un momento coerente e in un momento opportuno. Quindi rispetto a questo tema io direi di andare avanti, perché abbiamo affrontato un tema delle aspettative, quindi poiché la stagione estiva ormai è prossima, io direi già per lunedì di poter programmare questa seduta. Abbiamo sentito le associazioni, tutto quello che ci hanno rappresentato, abbiamo sentito anche il parere del consigliere Volante che ci ha rappresentato ulteriori interventi da non valutare.
che quindi secondo me noi questa cosa dobbiamo andare avanti in funzione ormai la stagione estiva è prossima e che comunque questa è un'occasione, questo tribunale che è una situazione che a parte lontano può lasciarsi sfuggire a fine mandato e quindi questo è l'unico che possiamo avere di fare una cosa importante per la nostra città, per la nostra economia, per lo sviluppo sociale di una borgata. È chiaro che la sola federalizzazione non basta ed è per questo che abbiamo rappresentato al Presidente Arcoleo di estendere gli inviti al Presidente dell'AMAT, al Presidente dell'AMG, perché ci sono degli adempimenti connessi rispetto alla federalizzazione che non vanno affrontati. Quindi direi di fare subito questa, di iniziare, di continuare questo percorso che ormai è in qualche modo, lo diciamo prima dell'inizio della seduta, abbiamo preso cuore, soprattutto non come consiglieri, ma come cittadini di questa città. Sulla borgata di Mondello è chiaro che il turismo e lo sviluppo economico punta moltissimo, quindi noi dobbiamo fare la nostra parte. Al di là di quale commissione sei, come sentivo ieri in qualche passaggio, noi siamo Commissione Affari Generali, c'è stata una delibera di giunta di diritto rispetto a questa cosa, che questa commissione è attenta su questi temi che noi dobbiamo portare avanti. Quindi io direi per me lunedì va benissimo, spero che siamo bravi a portare a compimento un'iniziativa che comunque dal tenore degli interventi ricevuti ieri è tanto condivisa. Quindi io per me, Presidente, c'è l'opportunità di andare avanti e diciamo tra virgolette anche la necessità di andare avanti. Grazie. Perfetto, siamo in sintonia, collega Susino. Per quanto riguarda, quindi diciamo che programmiamo questi due incontri che sono legati uno al regolamento garante dei diritti detenuti e la prosecuzione di questo percorso delle sollecitazioni sulla istituzione del nuovo asse viario e per quanto riguarda anche la pedonalizzazione della parte finale del tratto di Mondello. Secondo me dobbiamo assolutamente procedere spediti al fine di verificare se ci sono anche in maniera sperimentale, cioè per il periodo estivo, visto che c'è comunque sempre un processo di consiglio comunale da espletare, però dico in via sperimentale, credo che sia fatto in altre parti della città, si può fare anche con un'ordinanza, con un atto di indirizzo del sindaco, che io ho sentito personalmente su questo tema ed era pienamente d'accordo. Quindi facciamo queste due convocazioni. Scusa Presidente, non sono riuscita a evidenziare nel verbale l'altra, quindi questa con Giambrone, Catania E e Marino. poi, la congiunta con l'ottava Con circoscrizione. l'ottava circoscrizione per il Il 31 31. Per il garante dei dei diritti dei detenuti. detenuti, per il 31. Quindi con l'ottava circoscrizione. E il 29 con gli assessori riguardo Mondello. Quindi per 29 quanto lunedì. scusatemi, per quanto riguarda Mondello, pure presidente di AMAT e AMG. Sì, così ha detto. Va bene. Giambrone, Catania, Marino, AMAT, AMG, AMAP pure, perché acqua, gli allagamenti. Quindi scusate, ripetiamo. Il 29 Il 29 alle ore 11 mi pare che abbia detto, No, giusto? ok, i responsabili di AMA, AMAT, AMAT, AMG AMG, e AMAP AMAT. e poi assessore Giambrona, Catania e Marino. Vabbè, Marino perché Marino? Mi sfugge questo passaggio, L'ha perché la. menzionato la signora Astrid, che ha fatto quell'incontro anche con lui. Cioè, Però. No, ma però Marino in non. questo caso non ha nessuna. Non ha nessun Appunto, tipo. non ha No, no. nessuno. Scusa. Però
competenze che secondo me no, Marino, poi non so, non lo so, secondo me no. Ma che cosa ho combinato? Poi, se è possibile, vorrei coinvolgervi, posso, Presidente? Sì, prego. Nella questione del centro direzionale della Regione Siciliana. Avremmo l'opportunità, se volete, di perché coinvolge due aspetti. Uno economico-finanziario, per le risorse economiche che la Regione intende utilizzare, e uno l'aspetto tecnico che riguarda invece l'assetto del territorio e l'ubicazione. Se volete, sono in condizione di mettervi in contatto con qualcuno, sia dell'assessorato bilancio, anche Gaetano Armao o qualche altro direttamente che può delegare, e anche sotto gli aspetti tecnici. Io domani ho un appuntamento in assessorato infrastrutture proprio per farmi spiegare qual è il progetto, per farmelo illustrare. Se volete, posso coinvolgere anche tutta la commissione in questo argomento, che porterà, diciamo, uno stravolgimento del nostro assetto territoriale, grandi vantaggi per tutti. Se vi interessa l'argomento, possiamo affrontarlo insieme. No, assolutamente, noi possiamo programmarlo, dici tu quando è possibile, noi le facciamo l'incontro, assolutamente. Quindi lascia la seduta la consigliera Russa. Sì, 11:39 l'avevo 39. Già aveva scritto in WhatsApp. Sì, lo diciamo anche ai fini della registrazione. Quindi Domani posso chiedere se qualcuno è disponibile per illustrare in commissione quel progetto? Sì, facci sapere, noi poi fissiamo un appuntamento per illustrarlo. Anche se loro domani sono disponibili, anche domani. No, io domani ho un appuntamento alle 3 perché vabbè, vorrei acquisire notizie in merito al progetto. Però allora, facciamo una cosa, prima magari ci parli e poi eventualmente ci relazioni e vediamo se è il caso, perfetto, di sentirli in commissione. Sì, sì, perfetto, perché perfetto. In effetti devo dire che il parere che deve esprimere il comune non è vincolante, però è importantissimo, perché il piano regolatore che noi stiamo andando ad approvare o che approveremo ovviamente subisce le conseguenze di una scelta di questo tipo. Quindi sarebbe opportuno che venissero verificati prima quali sono i programmi della Regione in merito. Sì, certo. Io allora, ci sono due scuole di pensiero. Io dico, c'è chi dice che non è vincolante, c'è chi dice che è vincolante. Ora, questa cosa naturalmente me la dovrò fare spiegare dagli uffici tecnici, quindi ascoltare sicuramente qualche funzionario della Regione a noi assolutamente serve. Però, diciamo, da quello che è emerso dal dibattito in Consiglio Comunale, mi ricordo che la collega Caronia diceva che era vincolante, mentre il Presidente del Consiglio diceva che non era vincolante. Cioè, dire, ora qui una spiegazione in merito io la vorrei, quindi chiamerei comunque ascoltati gli intervenuti della Regione. Io comunque un passaggio con gli uffici del Comune lo farei, perché naturalmente noi non essendo tecnici non abbiamo, noi possiamo valutare politicamente qual è la scelta migliore, però tecnicamente se è vincolante o non è vincolante ce lo deve dire qualcuno di competente, e io ascolterei il Comune. Secondo me il segretario generale ce lo dovrebbe dire, quindi noi possiamo eventualmente chiederlo a lui. Naturalmente farei prima un passaggio, facciamo un passaggio con prima vediamo cosa dice lei collega Volante, con cosa dice con le sue interlocuzioni domani, e poi successivamente in caso li audiamo in commissione e poi chiediamo anche agli uffici del comune ed un parere al segretario generale per capire realmente se è un parere vincolante o no. Sono d'accordo con questo percorso che è stato indicato.
perché o è vincolante o non è vincolante, è comunque un parere del comune, cioè, quindi io li sentirei a prescindere. No, è chiaro che un parere del comune lo esprimerà, però il problema è capire se è vincolante o non lo è. Cioè, è chiaro che noi, secondo me, non possiamo non esprimerlo, anche politicamente, cioè nel senso che il consiglio comunale è favore o è contro, poi magari non ha importanza perché lo può fare lo stesso la regione, d'accordo? Però politicamente un'espressione va fatta. Quindi facciamo questo percorso, perfetto. Attendiamo su questo. Senz'altro. Ok. Possiamo andare al verbale, Liliana? Sì, allora io lo sto scrivendo, quindi... Un'altra cosa, domani c'è aula alle 11. Vabbè. No, mi pare che è sempre di pomeriggio. Sempre di pomeriggio, Perché se così fosse potremmo vederci alle 10. Perché l'altra volta è successo che magari... Non siamo riusciti a fare la seduta. Allora, io posso, ora controlliamo un secondo. I collaboratori domani è alle 16. Mi ricordo che è alle 16. 23, 24. Ormai si hanno cambiato, hanno fatto tre sedute o due sedute alle 16. Come Vabbè. Convocazione. Quindi domani possiamo fare 10 prima convocazione e 11 seconda, come sempre. Ormai. Quindi scusami, Presidente. Ma Vincenzo, non è Di Maio. Ma Di Maio che fuori di chiamo, non lo so. Che è successo? Allora, do lettura del verbale, però manca qualcosa. Allora, verbale numero 53 del 23.3, approvato in data 23.3, ora di inizio seduta 11.13, tutti tranne la consigliera Russo 11.14, Fiduccia Sabrina assente. 11.39 esce la consigliera Russo. Il segretario del cappello introduttivo dà l'avvio alla videoregistrazione della seduta, chiede il consenso il presidente Rosercolo Leopoldo all'ODG verifica la regolarità delle sottoscrizioni del verbale del 17.3 ultimo scorso, lettura, approvazione, sottoscrizione con verifica del verbale del 22.3 ultimo scorso, programmazione e calendarizzazione dei lavori consigliari. Gli assessori di Cambrone e Catania, nonché i responsabili di AMA, TAMA e AMG, su varie ed eventuali di in dettaglio su quanto discusso nel corso della seduta di ieri 22.3, in cui sono state sentite le associazioni di categoria, cioè il resoconto delle associazioni, tutti in merito, tutti in merito alle modifiche alla viabilità di via Palinuro, via Legliace e progetto di pedonalizzazione lungomare di Mondello. Nonché si ipotizza una seduta congiunta con la 8ª circoscrizione per discutere sulla proposta di iniziativa di questa commissione consiliare, mentre progetto il regolamento per l'istituzione del garante dei diritti ai detenuti. Poi mettiamo... si ipotizza altresì un'ulteriore audizione con chi? L'ottava circoscrizione, avevamo detto. No, no. Allora, no, questa è per quella del consigliere volante. È la struttura della regione, il polo multifunzionale della regione. Centro direzionale della regione. Allora, sul sollecito del consigliere volante si ipotizza altresì un'ulteriore audizione sia degli uffici tecnici che degli uffici economici della regione, perché questa coinvolge due assessorati, l'assessorato al bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria e l'assessorato tecnico per quanto riguarda, diciamo, il conferimento degli appalti tecnici per la realizzazione dell'opera. Quindi, quindi audizione responsabili degli uffici tecnici e
E poi degli uffici amministrativi, metto, della direzione di chi? Tecnici direzionali della regione, ha detto così. Quindi su sollecito del Consiglio Volante si ipotizza altresì un'ulteriore audizione, non un'ulteriore, un'audizione dei responsabili degli uffici tecnici e dei centri direzionali, dei centri direzionali della regione. No, no, scusami Liliana. Sì. Allora, deve essere realizzato un centro direzionale. Il centro direzionale per la realizzazione coinvolge due assessorati, che sono uno quello delle infrastrutture che dovrà realizzarlo e uno quello del bilancio che dovrà trovare le coperture finanziarie. Ok, e quindi l'audizione di chi? Del responsabile degli uffici tecnici e di chi? E dell'ufficio bilancio e dell'assessore okay. bilancio. Ok, perfetto. Va bene così, si ipotizza altresì un'audizione dei responsabili degli uffici tecnici dell'assessorato bilancio in tema di centro direzione della regione sul, perfetto, sul tema del, della realizzazione, che cosa, della, dell'istituzione? Dunque, del programma di realizzazione del centro direzionale. Programma di? Realizzazione del centro direzionale. Ok, perfetto. Centro di azione della regione, punto. Ok, per il contenuto interiore si rinvia la videoregistrazione. Il presidente con l'ODG la lettura operazione sottofisica del presidente verbale contestualmente alla seduta. Vediamo 11.55. Sì, sì, va bene. Allora, allora voto. Sì. Favorevole. Favorevole. Susino. Ah, aspetta, forse non ho messo l'uscita dei consiglieri. Eccomi, eccomi. Favorevole, ovviamente, grazie. Perfetto. All'unanimità dei presenti ha approvato il verbale di oggi. Verbale numero 53. Procediamo ora con la firma digitale. E va bene. Che succede? Ah no, non va niente, ho sbagliato.
Mi ha chiesto la dirigente di verbalizzare le sedute in consiglio comunale. Ormai non siamo proprio. Cioè, sono poche le persone. Cioè, si fanno fare tante cose a tutti, cioè è incredibile. Il problema è che io sono part time, quindi non so più a che punto. Va bene, io ho firmato. Beh, poi l'ho fatta vedere voi. Ci aggiorniamo a domani. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, Presidente. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, Claudio. Arrivederci. Arrivederci. Allora vediamo tutte le firme, ok. Ma ti chiedono questa cosa in che senso? Perché il Consiglio Comunale, come dici tu, non ha orario. Appunto. Perché io ci sono stata in divisa. Vabbè, può darsi che ti fanno fare dello straordinario, sì. Ma verbalizzare lì è in diretta, però non firmare tutto come si fa qua, cioè poi lo devi elaborare, cioè non lo so come. Aspetta, ragazzi, intanto interrompiamo la sì. Registrazione.